In Libia è guerra civile dal 2014. L'ultima escalation è partita nell'aprile 2019 con l'avanzata del generale Khalifa Haftar da est verso la capitale Tripoli e decine di migliaia di vittime e sfollati. Ora alle storiche divisioni interne mai superate e al confronto tra i due schieramenti guidati dal leader della Cirenaica Haftar e dal premier riconosciuto dall'ONU Fayez al-Sarraj si aggiungono le manovre di potenze entrate a gamba tesa nella partita. Due nuovi protagonisti, Turchia e Russia, puntano a spartirsi miliardi di dollari in contratti su petrolio e ricostruzione, nonché a rafforzare l'influenza politica e militare dal Nord Africa al Medio Oriente. Così i fronti si sono riassestati. Dalla parte di Sarraj, la Turchia, che ha inviato combattenti siriani filoturchi e consulenti, il Qatar, l'Italia e quasi unanime l'Unione Europea, che non opponendosi alla marcia del generale ha di fatto spinto il governo di Tripoli nelle braccia di Ankara. Haftar vuole la redistribuzione dei proventi del petrolio, blocca l'export con ricadute per Eni e per l'Italia, che chiede di preservare integrità e sicurezza della compagnia petrolifera nazionale con sede a Tripoli. Con il generale ci sono Russia, Francia, Egitto, Arabia Saudita, Emirati e Giordania, che vogliono anche arginare i fondamentalisti islamici sostenuti dai turchi. Le ambizioni di Mosca, la presenza di mercenari russi che portano tecnologia bellica ed intelligence sono motivo d'allarme per gli Stati Uniti, che in Libia giocano un ruolo più defilato dall'assalto del 2012 alla sede consolare di Bengasi, territorio di Haftar, nel quale fu ucciso l'ambasciatore americano Chris Stevens. Il 19 gennaio 2020 a Berlino leader e delegazioni di 11 stati più UE, ONU, Lega Araba e Unione Africana si sono accordati su un documento non firmato da Sarraj e Haftar che chiede cessate il fuoco permanente e rilancio del processo politico intralibico senza interferenze esterne. Formulazione che mira a scongiurare la spartizione del paese tra russi e turchi. Un comitato militare misto di 10 componenti, 5 per Sarraj e 5 per Haftar, monitorerà gli sviluppi e stabilirà nel dettaglio modalità del cessate il fuoco e del meccanismo di sorveglianza con osservatori esterni sul campo. Bruxelles tiene d'occhio l'attivismo dei turchi, che hanno rapidamente stretto un accordo con Sarraj per cercare gas e petrolio trivellando nel Mediterraneo orientale. L'accordo preoccupa in particolare Grecia e Cipro, ma anche l'Egitto, paesi che guardano alle risorse di quel tratto di mare. E non dimentichiamo che la vicina base aerea di Sigonella in Sicilia ospita forze americane e della NATO, oltre a elementi della missione di sicurezza marittima dell'Unione Europea EUNAVFOR MED o SOFIA, dal nome della bimba nata su una nave tedesca durante un'operazione di salvataggio nel 2015. Dopo il ridimensionamento del 2019, SOFIA doveva concludersi nel marzo 2020. A Berlino, e questo è uno dei pochi risultati concreti della conferenza, si è deciso di rilanciare la missione e ricalibrarne gli obiettivi, privilegiando la lotta al traffico di armi. L'embargo sulle forniture di armi alla Libia, stabilito dal Consiglio di sicurezza ONU nel 2011, è stato negli anni sistematicamente violato dagli sponsor che hanno fornito alle parti sostegno militare, logistico, economico. Cosa accadrà d'ora in poi quando nei pattugliamenti le navi di Sofia si imbatteranno in barche di migranti in fuga? Continueranno a soccorrerli, secondo la legge del mare.